Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortimer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi, nuova sfida, quella che vedete in alto, se troviamo un corvo d'oro, comunque un uccello d'oro, il video finisce. Io li chiamerò uccelli perché rende il tutto molto più partenopeo. Gli uccelli infatti sono degli animali volanti che sono stati aggiunti nella season 8 del capitolo 2 di Fortnite. Possono essere sia normale, sia della colorazione epica o oro. Il nostro obiettivo di oggi è evitare di trovarli, perché se li troviamo, il video finisce. Prima di iniziare però vi ricordo solo di mettere all'interno dell'Edem Shop il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. Se lo fate ragazzi, ogni piccolo acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Allora ragazzuoli, la sfida l'avete letta dal titolo, l'avete vista nell'intro. Tra l'altro è che intro professionale che ho fatto. Ma abbiamo un problema, siamo a Lazy Lake. E personalmente credo che passerò il game così, guardando a terra, perché effettivamente Lazy Lake, ora che ci penso, non è che fosse proprio la zona migliore per fare sta sfida, perché insomma, nell'ultimo video, se dico la lettera C, il video finisce. Proprio qua ho trovato un uccello, insomma, d'oro. Quindi forse ci avrei dovuto pensare due volte prima di venire qui. Ma non fa niente, ragazzi, mi pare che acchiappiamo proprio l'uccello d'oro. Comunque, cioè, secondo me non ha questo grand rate di spawn. È una cosa abbastanza rara, quindi vado tranquillo per il momento, vado tranquillo. Tra l'altro c'ho un combat e un P90 che non mi sembrano male, almeno come loot per il momento. E dovrò metterli così. Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Ho questa vaga impressione. Queste sono le doppie balestre. Sì, sono oro, ma non vi userò mai. Mai. Cioè, capito proprio? Mai. Manco se mi pagate le... non capisco cosa sta succedendo. Devo aspettare tanto così o... Ah, no, me lo dicevi prima, non mi serviva, mo. Almeno a livello di loot non posso lamentarmi. Poi vediamo un attimo il primo fight che faccio come va. Mamma mia, quel tizio cosa aveva? Questo mo esce e si piglia tutto. Ma si sta curando totalmente. Vabbè, facciamolo curare, non fa nulla. È scappato? Va bene. L'accendiamo? Va bene. Grazie per il rampino, bro. Peccato per la kill. Gli uccelli non se ne vedono per il momento, intanto. Che è sempre una bella notizia. Godo. Mi servirebbero tanto i tuoi materiali. Ma proprio tanto, credimi. Si è preso l'auto il tizio che stava sotto di me. Che noia. Tanto ora si trova a fightare con l'altro tipo. Cavolo. Non è una bella situation, non è una bella situation, tenendo conto del fatto che pensavo che quello fosse un altro. Ok. Bende subito. Che brutta cosa, che mi sono trovato qua, raga. Tra l'altro niente uccelli, eh? Tutto a posto? Quello mi sta ancora aspettando in safe. Forse non se ne è accorto che sono passato. Forse no. È ignaro di tutto. Continua a scappare, ma è incredibile. Ma basta, ma stai andando contro due tizi che stanno fightando come che. Smettila, ti metti in difficoltà, è palese. Si è nascosto, non lo vedo. Oh, quello è un uccello. Oddio, no. Mica è... No, vabbè, palesemente non è oro. Ok, solo carne. Mamma mia, che panico. Dov'è la safe? Oltre alla convergenza. Brutta questa, eh. Mamma mia, raga, quanta gente sta qui. Ce n'è uno lì, un altro sulla sinistra. E sta arrivando un altro fuori la convergenza che sta venendo a prenderci. Tra l'altro io ho un solo colpo di lanciagranate e devo utilizzarlo bene. Non posso sprecarlo così a caso. Siamo palesemente in più persone, ragazzi. È fantastico ma inquietante allo stesso tempo. Ma ragazzi, ci dobbiamo muovere necessariamente, subito. Ciao. Non colpirmi, ti voglio bene. Grazie, ciao. Ne vedo due lì. Però non sono pericolosi per il momento. Però a breve scenderanno, specialmente perché la safe picchia. La safe mo sta picchiando di brutto. Arriveranno, ragazzi. Almeno uno o due di loro deve arrivare. Infatti mi ha visto. Ah, ma quanta gente addosso. Ci posso credere. Ogni volta che fai tu uno me ne trovo quattro addosso. Ma serio? Abbiamolo. Ok, un solo clap perché a breve probabilmente arriva l'altro tizio, quindi non scherziamo. La situazione non sta migliorando. Però niente, ragazzi. Però letteralmente niente. Perché dall'altro lato, scusami?
Però non ho idea di dove sia andato, quindi comunque io sono abbastanza favorevole al scappare. Utilizzalo. Però no, non così. Porto. Insomma, un po' di rispetto. Solo due colpi, 100 di vita. Va bene. Si arriva ad un certo punto in endgame in cui tutti hanno qualcosa con cui muoversi velocemente. Tutti. Non c'è uno che non abbia un lanciagranata d'impulso o un rampino. Siamo in tre. Vabbè, uno lì e un altro lì. Divertiamoci. Cosa? L'ho vinta completamente a caso. Vabbè ragazzi, abbiamo vinto senza trovare l'augello d'oro. Insomma, mi sembra un'ottima cosa. Allora, secondo tentativo nella speranza di non essere colpito da nessuno. Andiamo molto bene ragazzi, cavolo. Questa situazione non è per niente buona, per nulla. Mamma mia, la mia mira certe volte mi... Lasciamo stare. Il fatto di non giocare costantemente a Fortnite mi fa perdere veramente tantissimo. Mettiamoci tutto a posto qui e teniamoci pronti perché credo che ci spetterà anche qui un altro bel game. A Lazy Lake andiamo sempre in caciara. Ok, questo si può levare. Fucile a pompa, questo invece si tiene. Ok, assalto migliorato e andiamo. Mi spiace per il nostro compare che è stato palesemente distrutto. Ok, fatto malino però, fa nulla. No, non doveva andare così. Pensavo di andare molto più controllato. Ma sei serio? Ah, quello sta sopra. Oddio, non ho idea di dove sia. Ok, sta giù, sta giù, sta giù. Ok. Sta andando bene, sta andando bene. Ok, è andato. Dammi questo. E dammi anche questo, sì, vai. Ok, ottimo, andiamocene. Peccato per le pozze piccole, però non è un problema. Oh, raga, un uccello? Questo è normale, però. Ok. Tizio che sta arrivando qui. Strano che non vi abbia visto, sinceramente. Che simpaticone sto tipo.